Questi numeri, io sono d'accordo con lui, non hanno senso questi numeri, non è che lo studio si sta animando, come era ovvio, come era prevedibile. È stato molto esplicito Tommy, quando mi ha visto, mi ha salutato. Ti ha salutato molto amichevolmente, ti ha salutato molto amichevolmente. Colorita amichevolmente. A casa, stasera. Cioè, ha ribadito con il gesto ciò che io ti ho detto a parole. Vittoria è finita, vero Milano? È Accademia, a Milano le due squadre, il Cagliari fa qualcosina, ma che vuoi con... Era fuori gioco il gol. E meno male che Cellino, Cellino, a Cellino non piaceva Ficcadenti, no? Ma voglio dire, con Ballardini... Ma a te non piace Ballardini per principio. È una quindi, crema, è una crema. Piace Ballardini. Io credo che Ficcadenti rientra alla fine del mese e è già di nuovo sulla panchina del Cagliari. Un po' più tranquillo, David? Sì, sì, decisamente, decisamente. Anche in chiave martedì o martedì ti frega relativamente con la Coppa? No, ma io te l'ho detto prima. No, ma ti frega nel senso di dire, non sei preoccupato per l'Europa? No, ora no, mi sembra il girone si è messo bene, insomma. Io se fossi l'Inter punterei molto la Coppa dei Campioni quest'anno. E poi quando cominci a pensare che c'hai il Barcellona. Intanto scusate, non vi ho detto, Giorgio, poco fa c'è stato un cambio nell'Inter, è uscito Coutinho, tra l'altro una standing ovation per lui, ed è entrato al suo posto, come vedete inquadrato in primo piano adesso, Obi. Ecco un altro, okay, questo è circa il 25esimo, ora siamo alla mezz'ora. Sono giocatori, non da io. L'Inter è riesce a tirare fuori l'aspetto più polemico e sì, caustico di David Monti, insospettabile invece nel suo aplomb tipicamente inglese. Niente da fare. Vittorio, eccolo lì, Cagliari. C'è una punizione per il Cagliari che ha battuto Conti, la palla resta lì, c'è un po' di confusione, poi prova a uscire, ci riesce l'Inter in contropiede. Vediamo che succede. Obi, il possesso di palla. Poi un tentativo di servizio, tutto sbagliato, ma la palla recupera ancora l'Inter con un cross nel mezzo, con Canini che spazza via, ma ancora Cambiasso che fa il break. Cambiasso prova a incunearsi, c'era Obi in posizione di fuorigioco, Cambiasso ha provato da solo e ha perso la palla e l'ha recuperata Nangolan. Ora c'è un fischio dell'arbitro che corre dalle parti di Julio Cesar. Che è successo? Ah, c'è un giocatore del Cagliari a terra. Era rimasto a terra allora Giorgio da diverso tempo, perché l'azione poi si è spostata dalla parte opposta. Ecco qua, è caduto in un contatto con Samuel. Poi dopo che l'arbitro si è presentato dal tentato omicidio ha avuto una resurrezione come Lazzaro. E questo fa parte del teatro, perché ormai insomma a Milano c'è solo il cabaret in questo finale di gara. Io vi dicevo state tranquilli. Ti manca un gol però per prendere il tuo over, eh? Sì, ma arriva, qualcosa arriva ancora. C'è 14 minuti. Più tranquillo? Sì, però decisamente sì, ma non tanto per il 2-0, che ho visto proprio un rilassamento anche da parte del Cagliari, sembra quasi... E la vedo proprio. Ora puoi dire chi caspita hai dato al settore giovanile dell'Inter? Perché hai fatto tutta una. No, un ragazzo giovane. Oltretutto, un ragazzo buono. Michele, sei a strisce? No, che vuol dire? Sono un galeotto. Sei a strisce? Che vuol dire a strisce? Ma io lo sapevo vicino alla stella più grande del firmamento viola. Allora, ed è a strisce. Allora, sembra una cosa innanzitutto. Allora, innanzitutto, la stella viola vi saluta. Vi saluta e questo. Raffaello, Michel, Leonardo, anche se non lo... No. Giancarlo Antonioni non nasce... Non sei mai riuscito a convincerlo ad andare all'Inter. No, ma che c'è? Ma guardate, Giancarlo Antonioni nasce storicamente milanista. Ma che fricchi, se fricchi. No, Giancarlo Antonioni... Bravi, il padre e lo zio avevano in Giancarlo Antonioni. Ma chi se ne frega, ma cosa c'è? Lui dice la prima partita di Serie A che ha visto, scusa, in pullman da Marciano a Bologna. Allora giocavano nell'Astima Covid, il tifoso dell'Astima. Rivera e Dino Sani, Rivera e Dino Sani. No. Lo dice sempre Giancarlo. Allora, ora diciamoli pure, è milanista. A Giancarlo, forse in famiglia c'ha qualcuno nasce milanista, ma cresce viola. Va bene? Nasci milanista, quando era da cavallo lì. Se fai questo a Michel, gli togli una delle certezze della sua vita. E non va bene questo. Non scherziamo. Bravo, non scherziamo. Certo, nella biografia di Antonioni, in famiglia, gli zii, il babbo erano.
tifosissimi del Milan, avevano addirittura il Milan Club. E lui ha confessato di essere stato a passo dalla Juve. Voglio dire, voi se avete preso passo dalla Juve, chi ha letto la biografia di Giancarlo nel libro ha capito, non voglio fare la marchia, ha capito che Giancarlo insomma da bambino era milanista. Sì, sì, vabbè, ma questo da bambini beh, poi si cambia. Anche Michel da bambino era juventino, poi è diventato tifoso della Fiorentina. Addirittura, caro. A strisce addirittura. Fiorentina Mantova 1-0, gol di Kurt Hammerin a 6 anni, portato da mio padre. Quindi, questo è il tuo esordio. Presidente del Consiglio era Giolitti. Michel, ti rispondo. Io, calcisticamente parlando, sono come Giorgio. Dunque, qui dico tutto. C'era Giolitti. Allora, Michele, questa veramente io pensavo. Sono come Giorgio. Dunque, ecco, chi lo conosce sa. Uno che organizza mega feste, mega quella. Pensa, mio papà è presidente di un club viola. Mio papà qui a. Sarai mica nel nuovo club. Mi si dice sia nato a Firenze. No, c'è un certo avvocato che non conosco, però è stato invitato. Fatto da chi? Interclub con VIP vari, no. Che si dovrebbe essere creato in settimana. Ci sono interisti a Firenze, per esempio. Confermi, Davide. Confermo. C'è un Interclub, ahimè, anche a Sesto Fiorentino. Quello è storico, da 30 anni c'è. Anche a Montecatini c'è. Interclub.